Poi comunque con Don Verzè si arriverà fino a 120 anni, quindi anche Berlusconi secondo me ha garanzie di vincere molto. Ma tu hai detto ha vinto una coppa, una coppetta e una supercoppa, quindi ogni tanto le coppe valgono un po' di meno. No, vale qualcosa. Io senza supercoppa ho 10 titoli, con supercoppa ho 13, vale qualcosa. Vale qualcosa. E per uno che non ha vinto niente, dire ho vinto un titolo e se questo titolo è la supercoppa diventa un grandissimo titolo. Infatti tu sei un uomo vincente e infatti noi abbiamo tra l'altro subito un omaggio, un modo così per rilassarti. Ti facciamo vedere le tue vittorie, quelle di oggi e anche qualcuna di ieri. Dalla regia, l'orbo veggente, mandi le vittorie di José Mourinho. Prego la regia. Grazie. Un omaggio a José Mourinho, che per la prima volta partecipa a un programma che non è espressamente sportivo e quindi ci fa onore avere qui The Special One. Ti prendo un attimo la sedia, dobbiamo andare in pubblicità, ma qui ci dobbiamo veramente confessare, lei è un uomo inquieto, mi scusi, come può un uomo bello, ricco e vincente essere sempre incazzato come una bestia? No, non è vero. Lei è sempre incazzato. No, non è vero. No, io ti spiego, il Mourinho che voi conoscete è il Mourinho che gioca, che sta durante 90 minuti in panchina, che in panchina non scherza, e che dopo la partita ha un'altra partita che non gli piace come gli piace il gioco di calcio, che gli dispiace veramente tanto. Voi mi conoscete, 90 minuti di partita sul tensione e dopo 90 minuti di TV e di stampa, che dopo una partita è tremendo. Come te vuoi che io sorrido? È impossibile. Molto bene. C'è soltanto un altro che parla meglio di lei e abbiamo la documentazione filmata. La vediamo e poi dopo la pubblicità la commentiamo. Guardi quest'uomo se lo conosce. Parla proprio come lei ma è un altro. Prego. A me. Che tu giocavi nella formazione di tuo padre. Tuo padre era allenatore in una piccola squadra del Portogallo. Una bugia di un euro sicuramente. Tu non hai mai giocato nella squadra del babbo? No. Come hai giocato una squadra con babbo? Il babbo non faceva l'allenatore? Il babbo allenatore, ovviamente sì. Ma tu non giocavi che il presidente non voleva che tu giocassi? Non conosco questa storia. Ho detto, tu ti hai preparato leggendo questi libri? No. Metà delle storie non sono vere, tu sei mal preparato? No, sono preparatissimo. Tu devi smentirle. Io non mi preoccupo con questo. Io se vado a smentire non faccio un'altra cosa. Quindi il babbo non è stato licenziato la notte di Natale? Sì. Ah, questo è vero, quindi non devo aver smentito. No, questo titolo è vero. No, tu sai com'è il calcio, un allenatore può essere esonerato ogni giorno. Sì, ma il giorno di Natale e dopo una sconfitta bruciante. Qual è la differenza? No, beh, è un momento triste, bisognerebbe avere un po' di cuore. No, un momento che io come bambino non dimentico, ovviamente. E chissà mi ha fatto essere come allenatore, dopo io uomo allenatore, chissà mi ha fatto stare preparato per tutto. Se domani arrivo e sono licenziato, per me non sarà un dramma. Da bambino mio padre è stato esonerato il giorno di Natale. È traumatico. Non dico traumatico, però ti fanno essere un pirla, no? Ecco Pirla che è tornato. Quindi era tutto vero, José, tranne che tu giocassi con la squadra del babbo. Tutto vero il resto. No. Però tu com'eri come calciatore? Schiappa? No, tu puoi immaginare. Tu puoi immaginare che era grandissimo, no? Eri grandissimo? No. Ma in che ruolo giocavi? Terzino, mediano, eccetera? Giocavo in tutti i ruoli, sufficiente per capire che era meglio da giovane che ero molto intelligente, perché mi considero una persona intelligente, e non perdere il tempo. Io non ho perduto tempo. Sono andato in università, sono studiato e oggi sono arrivato qua. E non è stato facile. Non pensare che è solo in Italia, che sono 19 contro 1. La mia vita non è stato facile fino ad arrivare qua. Ma tu senti la saudade, diciamo, del tuo paese? No. Assolutamente. No. Sono un uomo del mondo e mi piace girare. Mi piace girare, mi piace lavorare in diversi campionati. Mi sembra che un allenatore ha la vita più facile se è adattato a un locale e fa la sua carriera 10, 15, 20 anni nello stesso paese. È difficile arrivare in Inghilterra, è difficile arrivare in Italia. E difficile sarà arrivare a un altro paese perché... Ma questo è il primo e l'ultimo anno in Italia o possiamo primo, già dire... Primo. Quindi c'è la possibilità di un altro anno all'Inter almeno, a differenza di quello che si legge sui giornali. Io ho contratto per 2 anni più,
Sì, ma sai che i contratti si stracciano, le sai queste cose, siamo uomini lo di so, mondo. Lo so, però io voglio continuare. Tu vuoi continuare, anche noi vogliamo continuare. Infatti vogliamo metterti a tuo agio facendoti vedere il piatto tipico portoghese, o bacalà. Ci sono 365 modi di cucinare un baccalà. E nessuno mi piace. Nessuno ti piace? Nessuno ma... mi piace. Ma come no? Allora scusa, tu vuoi farmi la festa? Io no, ti devo rendere simpatico. È vero. Comunque noi vediamo sti piatti di baccalà e poi ne parliamo. Vediamo il baccalà come si cucina in Portogallo. Prego la regia. Okay. Per tutti gli altri paesi, per me mangiare, Portogallo, Italia, Brasile. Sì. Però veramente meglio non di mi tutti. Piace baccalà. Baccalà non ti che piace. Fare, va bene, piace. Va bene, non è un'accusa, però per esempio, guarda che curiosità, in Italia il baccalà si mangia, però è anche un termine, un sostantivo, un aggettivo, diciamo un vezzeggiativo, un termine affettuoso per darlo a qualcuno. Vediamo questi giornalisti se sono dei baccalà. Abbiamo messo una serie di giornalisti che tu conosci e vorremmo sentire da te se ti piacciono come baccalà e se non ti piacciono come no, baccalà. Mi spiega perché. Che è un baccalà. E il baccalà è un pochino meno del pirla. Ok. Ok. Ma ho capito. Appena. Vediamo il primo baccalà. Dalla regia, grazie, il primo. Ecco, questo è Enrico Variale. Ovviamente l'abbiamo, come dire, ritoccato come se qualcuno gli avesse dato già una lezione. Un baccalà, eccolo là. Cosa pensi di Enrico Variale? Non conosco. No, ed è, come non lo conosci? È della RAI, fa il programma 2. Fa sul 2 la domenica, non so se è domenica... Sprint, non so come si chiami, però adesso ha qui parlato con me? Sì, ha parlato con te qualche volta. Immagino sì. Come sono, io che non lo conosco. Neanche lo riconosci. No. Però Variale è uno dei più aggressivi, ecco, dei più aggressivi giornalisti. Sono quelli che cercano sempre di mettere in difficoltà gli allenatori subito dopo partita, che sono tesi con le balle che girano, come il baccalà. Capisci? Quindi, nello stomaco. Lui? Non lo conosco. Non lo conosci? Beh, no. Può bastare. Vediamone un altro, vediamo se quest'altro lo conosci. Questo è Galeazzi. Giampiero Galeazzi, praticamente non è un giornalista, è proprio tutto l'ordine, vista ma il peso. Ma dove sono loro? In studio? Come? Dove loro sono in studio? Studio? Alla domenica scorsa. Vedo bene, un monitore così, non vedo. Ah, non li vedi? Tu no. Li senti solo? Sì. E che idea ti sei fatto, diciamo, dei giornalisti italiani? Che idea ti sei fatto? No, io solo conosco quelli che vanno alla Piano Gentile tutte le settimane, che sono con me in conferenza stampa. Ma tu quando vai in sala stampa e fai quelle sparate, ti vengono di getto oppure... Le hai pensate magari un mezz'ora prima e dici adesso vado lì e le sparo grosse? Dipende, ovviamente ho il mio ufficio stampa che mi fra virgolette mi prepara perché io non leggo giornale, la rassegna stampa per me diventa importante perché io non leggo giornale, non vedo, non guardo TV. Ah. Il mio staff diventa importante, però dopo ci sono situazioni emozionali dove tu domanda dopo domanda, il feedback dopo feedback può... Può dire qualcosa che non ha preparato. Sì, ma quella prostituzione intellettuale, che cazzo vuol dire? No, tu puoi chiamare un'altra cosa, tu puoi chiamare manipolazione intellettuale. Ma cosa vuol dire? Che cosa ce vuol la puoi dire? Spiegare? Vuol dire esattamente tu fare la tua opinione, entrare nelle case delle persone. Ti voglio un esempio che non ho dato ancora? Sì. Uno solo per te. Grazie. Qual you. È la differenza fra quello che la stampa ha fatto intorno alla squalifica di Adriano quando ha fatto... Sì. Così in un giocatore della Sampdoria su quello che ha fatto Del Piero una settimana fa nella partita contro la Roma, qual è la differenza? Non lo so qual è la differenza. Differenza è la prostituzione differenza? Intellettuale è che tu hai parlato di Adriano di un modo che non indiristi. Ha parlato di un altro sono è tutti esattamente indiristi. Lo stesso però scusi stesso. Non voglio fare il diavolo però è un anno che ma l'Inter ma tu devi capire una cosa sì. Io lavoro per l'Inter sì e devi difendere l'Inter io lavoro per l'Inter chiaro non sono egoista non lavoro per me sì e il mio obiettivo è solo uno, è lavorare per la mia squadra. Giusto. E se sono corretto. Antipatico o se gli altri mi odiano, non è un problema per me. Sì. Per me è importante che tutti i tifosi dell'Inter piace l'allenatore dal punto di vista tecnico, piace o non piace dal punto di vista tattico, piace o non piace dal punto di vista di comunicazione. Però sanno una cosa, tutti loro sanno una cosa, è che io lavoro per loro. No, questo d'accordo, però ogni niente tanto. Di più. Ogni tanto. Mi sembrate vittimisti. Non è vittimista, vittimisti, tu mi spiega ogni qual è tanto la differenza. Vittimisti. Tu hai visto quello che ha fatto il nostro amico milanista, che per me è amico e tu puoi prendere... È sempre legato qua. Crudele no, da un'ora e mezza. Favore. Dopo lo faremo parlare quando no, si parla favore. Della bacheca. No, però è no. Un anno che no, voi non deve avete... fare quello no. quando l'allenatore dell'Inter è uno che non parla.
Con l'allenatore dell'Inter è uno che parla e che non ha paura di nessuno. Non ha peli sulla lingua. Però non voglio farti arrabbiare. Tu li puoi chiedere a lui, che sì. Può venire là in questa situazione qua. Beh, deve stare qual è lì la per differenza contratto. Fra quello che ha fatto Adriano e quello che ha fatto Pippo Inzaghi contro il Cagliari? Qual è la differenza? La Beh, differenza è, l'arbitro. È la prostituzione della forse è l'arbitro, forse è l'arbitro. No, è vero. La differenza sai, noi abbiamo Inter TV, sì? Che sono 45.000 abbonati. Sì. Ok? Sì. La Juve ha tutto sport, tutto quello che viene di dietro. La tua squadra ha 3 TV, ha un giornale. Ma la mia squadra, io sono del Torino. Sono del... Perché mi scusa. Tu sai perché mi piace tanto l'Inter? Sai perché? Sì. Perché è un poco come tu sta nel... Conosci la storia del Robin Hood? Sì. Io mi vedo un po' in questa storia con l'Inter. Rubare ai ricchi per dare ai poveri. Mi piace tanto lavorare nell'Inter, è per quello. Non si va a Fatima per vincere una partita. Cioè, nonostante i portoghesi siano particolarmente vicini alla fede, lei è cattolico, immagino, non va a Fatima per pregare per una partita, a differenza di altri allenatori, che per esempio parliamo di Trapattoni, nel famoso mondiale in Corea andava in giro con l'acqua santa della zia suora. Quindi lei non è andato a Fatima, però ha perso anche la partita. Se dovesse tornare indietro, andrebbe a Fatima? No, Fatima è metà fra Porto e Lisbona. Sì. Sono 400 chilometri, Fatima è più o meno a 200 chilometri. Sì. La squadra faceva sempre il viaggio Porto-Lisbona di Pullman. Sì. E sempre si fermava a Fatima per 10-15 minuti, per un acqua, per un caffè. Io andavo al santuario di Fatima per 3-4 minuti. La stampa... dietro da me paparazzi, dietro da me chi fa perché domani vuoi vincere contro Benfica a Lisbona, no, io vado a Fatima perché il Pullman si è fermato qua, io non vado a Fatima a chiedere aiuto per vincere una partita di calcio. Come è cambiato a Piano Gentile dalle sciarpe di Mourinho alle cravatte slacciate di Mourinho, da Mancini a Mourinho, insomma, come è cambiato a Piano Gentile? Sta un po' meglio. Meglio? Io quando sono arrivato ho chiesto dov'è il mio ufficio, non c'era. Adesso si arriva un nuovo allenatore dopo Mourinho. Trova l'ufficio. Trova l'ufficio. Trova l'ufficio. Un bel ufficio. Un bel ufficio. Mourinho, noi abbiamo cercato immagini per dimostrare la diversità degli allenamenti tra l'Inter targata Mancini e quella targata Mourinho, che poi... Ma i nostri sono sempre chiusi. Come? Come tu hai immagini? Abbiamo immagini. Ma sono sempre chiusi. Abbiamo immagini di entrambi gli allenamenti e possiamo capire dove sta la differenza, perché i giocatori grosso modo sono gli stessi. A Piano Gentile è sempre a Piano Gentile, con un ufficio in più, però la tecnica di allenamento è diversa. Vediamo come, prego dalla regia. È un gruppo fantastico, i ragazzi. Sì, sì, ma la carne la mangiavano con Mancini, no, quella carne. No, anche noi abbiamo. Anche voi mangiate carne. Sì, sì, gli argentini portano questo e è un piacere per loro di fare. La grigliata. Insomma, c'era allegria sia con Mancini, che è un amico, e quindi certamente non siamo qui a sbeffeggiarlo, però anche negli allenamenti di Mourinho non c'è solo sudore, ma c'è anche divertimento. Il calcio è divertimento. Senta, se lei dovesse di nuovo stare all'Inter con Ibrahimovic e tutta la banda, e magari qualche acquisto mirato per fare una grande Coppa dei Campioni, e non dovesse rivincerla, che fa? Si spara, va in miniera, cosa fa? Non lo so, che ha fatto tu quando il tuo film non ha venduto? Lo sai? Non lo so. Lo sai? Lo so. Lo sai? No. E ma questo dimostra che almeno l'hai visto. Ma tu sai che dico, io dopo una sconfitta, sì. Il giorno dopo, arrivo ancora più presto all'allenamento. Anch'io, andavo sempre davanti al cinema io. Ovviamente. Se no ti deve... Quindi lo sapevi che ho fatto il film? Io sapevo. Madonna, questo è un mago, io sapevo. Questa è una roba pazzesca. Comunque sei preparato, eh? Molto preparato, però anch'io. Io so già la canzone che canterai se dovessi mai finire in miniera. Questa, 16 Tone, cantata... Oh.